Restiamo in studio ed apriamo le porte al deputato della Lega Nord, Massimiliano Fedriga. Buongiorno, onorevole Fedriga. Buongiorno. Noi ci diamo del tu in questa circostanza perché insomma, ci conosciamo da parecchio tempo e insomma, diciamo, non la consideriamo ancora ufficiale. Fra un po', quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo, dovrò chiamarti onorevole Fedriga, eccetera. No, sempre Massimiliano va meglio. Allora, c'è intanto da presentare questa iniziativa un po' particolare che ti vede protagonista questa sera, no? Alle 19 in Sala Bartoli, l'esame. Sì, abbiamo deciso, anche insieme alle persone che mi stanno dando una mano, di confrontarsi con i cittadini in un modo diverso. Quindi non più una politica autoreferenziale che va a raccontare quanto è brava, ma anche una politica che si mette in discussione, e in questo caso io vorrò mettermi in discussione questa sera appunto alle 19 al Teatro Rossetti, raccontando quello che ho fatto, ma anche quello che non sono riuscito a fare in questi 5 anni di legislatura. Perché secondo me anche questa trasparenza, questa onestà verso gli elettori gli è dovuta, e dopo ognuno, nei prossimi mesi ovviamente, farà le valutazioni e valuterà chi è stato un buon rappresentante a Roma nel Parlamento e chi invece meno. Quindi mi auguro che possa essere utile, anzi a me piacerebbe fosse anche magari di stimolo agli altri colleghi perché per tutti presentassero esatto il loro lavoro fatto a Roma. Tra l'altro, lo parlano i dati, tu sei anche uno di quelli più presenti alle sedute del Fonte e l'Espresso, per cui insomma non citiamo una fonte vicina alla Lega Nord, eccetera. No, ma infatti quello è uno dei miei pezzi forti questa sera. Venitelo. No, però oltre a questo diciamo che devo dire che ultimamente purtroppo il numero di presenze è sceso, perché da quando sono vicepresidente del gruppo parlamentare magari anche purtroppo durante le sedute d'aula abbiamo delle riunioni per organizzare certo. I lavori e quindi... Tu hai detto anche con molta onestà, devo dire, questa cosa che ti viene riconosciuta da tutti, ci sono delle cose che non sei riuscito a fare. Quali sono, per esempio, dovessi dirne una che ti dispiace di più non essere riuscito a fare? Guarda, io ricordo inizio legislatura avevo iniziato a fare una battaglia per quanto riguarda i concorsi pubblici, ovvero cercare di privilegiare rispetto al voto preso all'esame o alla laurea, privilegiare la competenza e quindi sulla meritocrazia. In quel caso ero stato bloccato allora alleati PDL. E poi devo dire che le battaglie più difficili, ma quella non l'ho ancora mollato, io vado fino in fondo, è la questione degli esodati che seguo in prima persona, e la questione delle ricongiunzioni onerose, ovvero le persone che per andare in pensione devono anche pagare 150-200 mila euro, un'ingiustizia terribile. E quindi su questo spero di raggiungere un risultato. Ancora adesso non c'è stato uno che mi soddisfa e che soddisfa le persone che sono in questa situazione. Mi auguro di riuscire ad ottenerlo il prima possibile, perché ripeto, sono casi drammatici che fanno emergere l'ingiustizia presente nel paese. Senti, questa è una domanda cattiva. È mai possibile che in tutto il tempo che avevate a disposizione adesso non siete riusciti a cambiare la legge elettorale? Guarda, io su questo... Che ormai con questa si torna a votare. Sicuramente, insomma, no? Sicuramente. Ed è la terza volta, se non mi sbaglio, che si vota con questa legge. È la terza volta che si vota con questa legge, sì. Ma io dico che è nella norma, nei paesi, tenere la legge elettorale per molti anni. Io devo dire, non sono un amante di questa legge, ma nemmeno sono particolarmente innamorato delle preferenze. Abbiamo visto quello che hanno creato nel Lazio o anche in Lombardia, dove i voti dell''Ndrangheta sono andati un assessore, ed è per quello che noi abbiamo fatto cadere la giunta lombarda. Quindi secondo me il problema è confrontarsi con i cittadini, e questo è anche lo spirito dell'iniziativa di questa sera. Dopo, un sistema elettorale perfetto non esiste, no. Dalle liste bloccate alla preferenza ai collegi uninominali. Io ricordo quando c'erano i collegi uninominali che io non potevo neanche votare un rappresentante della Lega, ma dovevo votare un rappresentante della coalizione. Quindi sì, anche quello anche non è che dà molta libertà di scelta. L'importante per me è la presenza nel collegio dei rappresentanti, che si confrontino, che ascoltino soprattutto, perché grazie all'ascolto possiamo fare bene l'attività all'interno delle istituzioni. Senti, parlando di... è logico che quando tu avevi programmato l'iniziativa di questo pomeriggio, forse non era prevedibile che la situazione nazionale precipitasse in modo così, se vogliamo, anche drammatico per certi versi, o comunque in modo così precipitoso. La Lega premeva molto perché il PDL staccasse la spina al governo. Questa mossa di Berlusconi potrebbe, come dire, riaprire l'accordo fra PDL e Lega, e soprattutto potrebbe dare per acquisita ormai la candidatura di Maroni
alla Regione Lombardia come candidato appunto di PDL Lega, o c'è ancora da perfezionare qualche cosa in tal senso? No, no, io direi più che da perfezionare, il percorso mi sembra molto lungo, pieno di ostacoli, ed anche devo dire che finché si può discutere un accordo di centrodestra, mi sembra molto difficile che la Lega possa appoggiare come candidato a Presidente del Consiglio Berlusconi. Noi crediamo proprio anche nello spirito della nuova Lega, la Lega 2.0, che serve al rinnovamento, e quindi mi sembra molto appunto un percorso difficilmente diciamo fattibile appoggiare come Presidente del Consiglio Berlusconi. O anche il PDL ha il coraggio di innovarsi, oppure ognuno vada per la sua strada. In secondo luogo devo dire che è vero che adesso il PDL nega la fiducia al governo Monti, ma è altrettanto vero che per un anno ha garantito a questo governo di portare avanti quelle misure su cui noi siamo fortemente contrari, dalla riforma delle pensioni alla riforma del lavoro, all'aumento delle accise sulla benzina, all'aumento della tassazione, insomma cose su cui noi siamo sempre scontrati, e proprio grazie al PDL e al Partito Democratico sono stati invece messi in atto. Noi invece chiedevamo che tornasse al tempo la voce agli elettori, perché deve essere il cittadino a decidere chi li governa, altrimenti non siamo più in uno Stato democratico. Senti, per quanto riguarda il rigassificatore, torniamo a cose locali, anche là da parte del governo c'è una spinta notevole perché questo si faccia. Adesso andiamo proprio con l'accetta, tagliamo con l'accetta le posizioni. Tondo forse si trova in una posizione strana, perché comunque deve in qualche modo anche ascoltare quello che dicono il comune di Trieste, la provincia di Trieste, però certamente poi se il governo dice no, questo è essenziale addirittura per il paese, la sua posizione non è certamente di quelle invidiabili. La posizione della Lega su questo? Beh, intanto deve ascoltare anche la Lega, perché è un alleato del suo governo, e noi siamo sempre schierati contro la costruzione del rigassificatore nella Baia di Zaule. Non siamo degli ambientalisti a priori, non diciamo no a tutto, ma in quel caso un progetto che non ci convince e non convince i cittadini di Trieste. Su questo sono contento. Questa è una posizione molto comune, cioè molti che dicono non ci convince questo progetto, non l'idea stessa del rigassificatore. Beh, ma io dico che vedendo le carte che la società ha portato, ci sono delle lacune che lasciano perplessi, e in un impianto così delicato non si può far finta di niente. Sono contento che il presidente Tondo abbia voluto rimuovere il dirigente che aveva dato l'ok all'AIA in quel modo molto confuso, e quindi è stata una presa di posizione del presidente Tondo che condivido. Devo però anche dire che purtroppo l'iter di questi tipi di impianti sono partiti al tempo ancora della giunta Illy col presidente Illy, e ricordo con l'assessore Cosolini dell'epoca, attuale sindaco, che ha votato favorevolmente, i quali avevano avviato questo iter, e andare a bloccarlo ovviamente diventa sempre più complicato, perché in teoria il parere della regione c'era già dal momento dell'avvio delle procedure. Io credo però che adesso la politica deve fare tutte quelle misure, mettere in atto tutte quelle misure per andare a fermare questo impianto e a ragionare. Ad esempio, ripeto, non siamo ambientalisti, perché sulla TAV per esempio noi siamo assolutamente d'accordo e riprendiamo opera essenziale, quindi non è una questione ambiente contro sviluppo, anzi noi crediamo molto nello sviluppo, però un sviluppo sostenibile e che serva realmente alla città. Senti, tu nei giorni scorsi sei anche intervenuto presso, credo, il Ministero del Lavoro, come diavolo si chiama adesso, per la questione Ferriera e soprattutto Sertubi. E le risposte che ti sono state, non hai definito certamente soddisfacenti, le risposte che ti sono arrivate, chi era? Dal viceministro Mattone. Sì, perché io credo che allo stato attuale il governo non possa pensare di risolvere le questioni esclusivamente utilizzando ammortizzatori sociali. Perché in questo caso sono misure sicuramente importanti, ma sono paracadute che non risolvono il problema del lavoro nella nostra città. Infatti io ho chiesto che invece venisse attivato un tavolo per confrontarsi con la proprietà, per esempio, di Sertubi, che anche in quel caso è molto carente, perché mi sembra che c'è stata una svendita totale del know-how e della forza di Sertubi a un'impresa indiana che ha utilizzato la penetrazione in Europa ed anche nel Nord Africa dei prodotti Sertubi per vendere i loro prodotti fabbricati all'estero. Oltretutto mi risulta, e questo voglio fare una verifica seria, l'ho chiesto anche al governo in una nuova interrogazione, che vengano venduti oltretutto dei prodotti fatti in India, messi verniciati a Trieste come Made in Italy. Se questo fosse vero, probabilmente rispetteranno tutte le normative, però mi sembra una cosa assolutamente ingiusta che va a penalizzare tutte le professionalità del territorio. Come si dice, oltre al danno anche la beffa. Allora, grazie all'onorevole Messignano Federica per essere stato nostro ospite. Ricordiamo ancora l'appuntamento di questa sera alle ore 19.
alla sala Bartoli del Politeama Rossetti, dove Federica si metterà sotto esame. Vi aspetto, e grazie. Gli insegnanti, gli verificatori chi sono? Beh, è il pubblico. Alla gente, è il pubblico proprio, stesso che, ripeto, farà una valutazione, sarà una cosa molto trasparente e, se posso dire, non sarà il solito comizio, ecco, c'erano dei filmati, una cosa un po' anche, la gente in modo anche... Si dice l'americana, insomma. Esatto, proprio. Ma anche uno possa passare una piacevole serata, okay, insieme. E chissà che non sia un nuovo modo anche di far politica, dai. Grazie ancora, onorevole Federica, per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie a voi.